Forse non tutti l'avrete notato, ma ad un certo punto della serie ci viene mostrata la pagina di un fumetto, che per chi non lo sapesse è l'incipit del primo libro di Zero Calcare, ovvero La profezia dell'armadillo. Inoltre, per i fan di Secco, nella serie c'è un piccolo dettaglio nascosto relativo alla sua carriera da giocatore di poker. Tra pochissimo scopriremo questi ed altri interessanti dettagli che potrebbero esservi sfuggiti guardando la serie. Ciao e benvenuti su Tutto Chuck. Come previsto, questo mondo non mi renderà cattivo, ovvero una nuova serie Netflix nata sulla base dei fumetti di Zero Calcare sta avendo un successo enorme, come la precedente Strappare lungo i bordi. E uno dei punti di forza della serie, e lo stesso vale per i fumetti di Zero Calcare, sta proprio nella cura maniacale dell'autore per ogni minimo dettaglio. Proprio per questo motivo sto per raccontarvi altri 15 dettagli che forse non avete notato nella serie. Se vi siete persi il primo video vi invito a recuperarlo sul canale e senza perdere altro tempo partiamo subito. Durante l'ultimo episodio della serie, quando Zero si ritrova all'interno del grande scontro e viene attaccato con violenza dai suoi oppositori, ha un breve dialogo mentale con l'armadillo, che gli consiglia come comportarsi in quell'occasione. Nel farlo, quest'ultimo sottolinea il suo esserci sempre stato per lui. Quando pronuncia queste parole, possiamo vedere in sovraimpressione la pagina di un fumetto in cui sono presenti sia Zero che l'armadillo. Ovviamente potranno averlo notato solo i fan del fumetto, ma quella pagina appartiene all'inizio dell'opera La profezia dell'armadillo, il primo libro a fumetti di Zero Calcare del 2011. Se vogliamo essere precisi fino in fondo, però, la prima vera apparizione dell'armadillo fu su Cane Mucco nel maggio del 2010. Quando Zero va a casa di Sara per convincerla a ritrattare le sue parole e a schierarsi con lui, Secco e gli altri nella loro causa, i due hanno un dibattito sul sostenersi a vicenda, in cui lei sottolinea il fatto che tempo prima, quando Zero non aveva ancora fatto successo e la sua vita era in condizioni precarie, lei cercava di consolarlo preparandogli il tiramisù alle fragole. L'attenzione al dettaglio dell'autore, come detto, è massima, e questo lo si capisce anche da questa scena. In pochi lo avranno notato, ma vicino a loro, nella cucina, è presente una lavagnetta su cui sono scritti alcuni alimenti da comprare, tra cui proprio gli ingredienti per fare il tiramisù alle fragole. Ricetta che quindi probabilmente Sara non ha mai abbandonato. Grazie anche al personaggio di Secco, in ogni opera di Zero Calcare è facile vedere almeno una gelateria ed una scena ambientata all'interno di essa. E questo mondo non mi renderà cattivo non è da meno. Quando vediamo Zero e Secco andare a prendere il gelato, possiamo notare molti degli stravaganti gusti che vengono serviti. Tra questi possiamo facilmente individuare trippa e birra, che si leggono in alto dietro al gelataio, ma anche tonno, ketchup e ansia. Più difficili da notare ma comunque visibili, sono presenti anche morte, cacio e pepe, amatriciana e abominium. Continuano le moltissime citazioni alla cinematografia internazionale fatte abitualmente da Zero Calcare. In questo caso parliamo di una molto interessante, fatta nei confronti del film Io sono leggenda. Sempre all'interno della gelateria, quando Zero e Sara parlano del possibile nuovo impiego di lei, parte una sequenza in cui possiamo vedere Zero all'interno di una sorta di landa desolata, dove poi vediamo passare uno sciacallo con un cestino da picnic. Questa scena è palesemente un richiamo a Io sono leggenda e alla famosa inquadratura del film presente anche nella locandina dello stesso, con il cane al posto dello sciacallo. In questa nuova serie viene detto di meno rispetto alla precedente, ma tutti ricorderanno il fatto che Secco vive lavorando come giocatore di poker online. In pochissimi l'avranno notato, ma c'è un dettaglio molto interessante che ci viene mostrato in una scena in cui vediamo Secco che sta effettivamente giocando una partita dal suo cellulare. Fermando l'inquadratura si può infatti notare che Secco si sta praticamente giocando la mano della vita. Il saldo che gli è rimasto è di soli 21 centesimi, mentre il piatto che potrebbe vincere è di oltre 17.000 euro. Ma considerando che lui è una doppia coppia e che agli avversari basterebbe un 5 per fare scala, è molto probabile che possano aver vinto. Per un brevissimo istante, durante una delle scene all'interno del commissariato, è possibile notare il salvaschermo che Zero ha sul suo smartphone, ovvero una schermata rossa con su scritto chi è felice e complice. Questo, che era presente anche in Strappare lungo i bordi, ha un significato ben preciso. Il dettaglio è infatti un chiaro omaggio fatto da Zero Calcare al collega fumettista Michael Emirko, ed è anche il vero salvaschermo di Zero Calcare nella vita reale. Durante la serie vediamo apparire sia personaggi inediti ma decisamente particolari, sia parodie di personaggi più noti, provenienti da film, serie TV e altri prodotti facenti parte della cultura pop. Ad un certo punto, quando ci viene mostrata la sala giochi, tra i bambini che sono presenti all'interno di essa, ne troviamo uno che i fan di Disney avranno sicuramente notato. È infatti presente un bambino vestito da Boy Scout che ricorda moltissimo il protagonista di un film Disney Pixar molto famoso, ovvero Up.
Nella serie vengono citati decine di film, ma in una specifica scena ne vengono citati ben tre, tutti accomunati dall'essere piuttosto datati, considerando che sono usciti tutti prima del 1965. Precisamente, due di essi vengono citati attraverso le classiche locandine parodia presenti nell'ufficio del produttore con cui Zero parla. Il primo è L'amara vita, ovviamente parodia della Dolce vita di Fellini, film del 1960. Il secondo è Il gatto tardo, in questo caso parodia del Gatto pardo di Luchino Visconti del 1963. Infine, questa volta in maniera diretta dal produttore, viene citato M, il mostro di Düsseldorf, un thriller giallo del 1931. Tutta la trama di Questo mondo non mi renderà cattivo ruota intorno agli scontri politici di quartiere che nascono principalmente per le idee politiche, spesso radicalmente discordanti, anche tra abitanti della stessa zona. In un contesto di questo tipo non poteva assolutamente mancare una parodia anche nei confronti dell'attuale governo in carica. In vari momenti della serie, quando ci vengono mostrati i muri della città, è possibile notare dei manifesti con sopra la scritta Vota Angurie. Ovviamente il riferimento è chiaro ed è una storpiatura del cognome di Giorgia Meloni. Come probabilmente tutti avrete notato, ad un certo punto della serie viene fatta una citazione diretta a Stranger Things, con tanto di scena identica ripresa dalla serie, e in cui Zero sottolinea il fatto che Will sta piangendo perché il suo amico Mike sta con 11. Il piccolo dettaglio nascosto si trova quindi nel fatto che questa citazione fa riferimento alla teoria dei fan, probabile ma ancora non confermata, secondo cui Will sarebbe innamorato di Mike, e quella famosa scena non farebbe che confermare il tutto. All'interno della serie è presente una citazione molto particolare ad un meme diventato iconico, questa volta connesso ad un'altra serie TV, ovvero Dexter. Ad un certo punto, sempre durante la conversazione tra Zero e il produttore, ci viene mostrata una sala cinematografica in cui sta avvenendo la proiezione del film Unexpected Friend, in cui un koala riesce a cogliere di sorpresa i suoi nemici per poi ucciderli dopo aver esclamato: questa frase è presa direttamente da una scena della famosa serie Dexter e divenuta poi un meme, in cui il protagonista viene sorpreso nella stessa identica maniera. Surprise, motherfucker! Come in Strappare lungo i bordi, anche in Questo mondo non mi renderà cattivo, tutte le apparizioni di Secco sono estremamente divertenti, ispirate ed apprezzate dal pubblico. Nella serie ci sono due momenti in cui Secco è coinvolto in due citazioni cinetelevisive davvero ben pensate. La prima, più immediata, sia quando dice che Zero, sottolineando il fatto che quest'ultimo non gli ha fatto portare i bomboni, non vuole che si esprima, come il padre di Billy Elliot. Ovviamente questa frase fa riferimento al film Billy Elliot del 2000, in cui un ragazzo scopre di amare la danza, ma il padre non lo vuole sostenere in questa passione. La seconda, meno immediata, la sia quando dice di aver tirato delle bombe per interrompere il matrimonio di sua cugina. Nel farlo ci viene mostrata la scena in questione, in cui lo stesso è vestito proprio come se fosse un membro dei Peaky Blinders. Durante tutte le scene ambientate nel passato, e quindi con Zero da ragazzo, c'è un piccolo riferimento al mondo musicale, seppur sempre attraverso una rivisitazione parodistica. Lo Zero più giovane, infatti, non indossa la sua classica maglietta nera con il teschio bianco, ma ne indossa un'altra. Sempre nera, ma con uno smile giallo al suo interno. Per chi non lo sapesse, questo disegno è praticamente identico al logo di Nirvana, band leggendaria. I due disegni sono molto simili, ma in quello di Zero la lingua è posizionata dalla parte opposta. In un brevissimo istante della serie, quando Zero racconta di quando i suoi conoscenti di fuori vengono a Roma e gli chiedono dove li porterà, ci viene mostrato un piccolo easter egg riferito al mondo videoludico del periodo adolescenziale dello stesso Zero. Vediamo infatti un personaggio che indossa una maschera voodoo in legno, che per forma e colorazioni è praticamente identica ad Aku Aku, la famosa maschera presente nei giochi di Crash Bandicoot. È curioso il fatto che lo stesso Zero Calcare ha dichiarato di non aver inserito lui questo riferimento, ma è stato probabilmente realizzato da uno degli animatori che hanno lavorato alla serie. Durante praticamente tutte le puntate, Zero ci viene mostrato all'interno del commissariato di polizia, dove racconta all'armadillo e a noi le sue avventure. Alle sue spalle è possibile vedere per tutto il tempo un calendario della polizia, in cui per quel mese corrente è possibile leggere colleghi che indicano cose. Questa ne è ovviamente una versione parodistica, ma per chi non lo sapesse, un calendario di questo tipo esiste davvero. Ogni anno la polizia crea e mette in vendita un proprio calendario tematico, con immagini e didascalie non troppo dissimili a quelle viste nella serie. Inoltre, l'immagine e la scritta scelti sono un chiaro riferimento ai due famosi gruppi ironici, Forze dell'Ordine che indicano su Instagram e Forze dell'Ordine che indicano alla telecamera il luogo del misfatto su Facebook. Bene ragazzi, siamo quindi giunti al termine di questo video. Spero che l'abbiate apprezzato e nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto. Tantissimi di voi non sono iscritti, quindi vi invito a farlo ed attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys, al prossimo video!